Buongiorno Verona Live, eccoci tornati su Radio Adige TV. Oggi parliamo di sport, abbiamo parlato di campionati italiani. Vi ricordate l'inizio di questa puntata con le Mastiff, le ragazze di Hockey Inline, campionesse italiane, vincitrici della Coppa Italia. Poco fa abbiamo ascoltato Edoardo Zamperini, vice campione italiano juniores di ciclismo. E ora, udite udite, passiamo ad un livello ancora maggiore. Siamo ai campionati mondiali. Qui sul sito veronadaily.it la notizia che abbiamo riportato lo scorso 4 luglio, dominio veronese ai mondiali di rafting in Francia, tre gare, tre ori per la squadra veronese che ha rappresentato la nostra nazionale appunto ai campionati del mondo oltralpe. Ieri è arrivato il sigillo anche nella specialità RX e ad aggiudicarsi questo traguardo straordinario, importantissimo per la nostra Italia, ma anche per Verona, sono stati i quattro veronesi: Fabio Martini, Zeno Martini, fratelli, e poi Lorenzo Mastella e Pietro Fratton, che abbiamo in collegamento. Benvenuti ragazzi. Eccoci qui, Grazie. buongiorno. Buongiorno a tutti. Benvenuti campioni del mondo, ragazzi. Congratulazioni, caspita, eh. Dobbiamo ancora un po' realizzare un po' quello che abbiamo combinato, diciamo. Avete combinato un gran casino, siete stati bravi davvero. Purtroppo, o per Contro il fortuna direi Cile, di sì. contro il Cile. Allora, innanzitutto partiamo con ordine. Mondiali in Francia, eravate partiti con degli obiettivi, ma ottenere il primo posto assoluto, tra l'altro in tre gare, ricordiamo al pubblico a casa come si svolge la manifestazione, perché il rafting è uno sport un po' di nicchia, quindi le regole non sono ben conosciute, quindi siete stati impegnati con un quartetto. Quindi in tre gare diverse, corretto? Esattamente. Allora, il rafting si compone di tre specialità che sono la discesa classica, la slalom e l'RX. Adesso faccio spiegare a Lollo come si svolgono queste tre gare. Allora, la prima che è la discesa classica o in inglese downriver, è semplicemente un tratto di fiume e che ci mette meno tempo, cioè, quindi conta solo la forza fisica e la capacità di saper leggere il fiume. Invece lo slalom è pura tecnica, funziona un po' come la canoa da slalom, in cui bisogna fare un percorso cercando di farlo senza compiere penalità, e anche questo è il minor tempo possibile. Invece l'RX ci si scontra due gommoni alla volta, si fa un percorso e chi arriva primo vince, e si va avanti piano piano con le batterie fino alla finale, Esatto, è eliminatorio, eliminazione diretta. E i percorsi sono delimitati da delle paline che pendono da dei fili che vengono tirati sopra il fiume. E quando si tocca la palina ci sono 5 secondi di penalità, oppure se si salta la porta, cioè sono 50 secondi di penalità. Questo Ma è la somma delle qui. tre gare individuali che poi dà la classifica Esattamente. generale. Ogni gara viene attribuito un punteggio in base alla posizione. E in seguito a questo, chi ha accumulato un punteggio maggiore sommando quelli delle tre gare, viene eletto campione. E lo dico per i telespettatori e le telespettatrici che ci seguono da casa, che i nostri ragazzi hanno ottenuto la vittoria in tutte e tre le gare, quindi punteggio pieno, 300 punti, è corretto? Esattamente, Sì. 300 punti. E diciamo che il risultato è stato un po' inaspettato, nel senso che è un mondiale senior, quindi non ci sono categorie. Siamo capaci a confrontarci con altre persone, chiaramente atleti, magari di età anche superiore alla nostra. Noi abbiamo 20 anni e Fabio ne ha 18, quindi chiaramente abbiamo ancora tanta esperienza da fare. E abbiamo avuto già un. Abbiamo già partecipato al Mondiale 19 Senior in Turchia. Siamo riusciti raggiungi un terzo posto nella discesa classica, e mentre nelle altre gare eravamo attorno alla quarta, quinta posizione. Questi 2 anni ci siamo veramente, abbiamo lavorato molto duramente, e l'obiettivo chiaramente era quello di provare a portare a casa qualche altra medaglia in un mondiale senior, e la sorpresa è arrivata, il lavoro si è fatto vedere, ed ecco qui, insomma. Allora, vediamo, approfittiamo per vedere qualche foto che ci avete mandato. Allora, qui siamo nella regione del sud, nella Costa Azzurra in Provenza. Eccovi qui sul podio con la mano sul cuore, probabilmente a cantare l'inno nazionale con la medaglia d'oro al petto. Insomma, immagini che scaldano il cuore a noi spettatori, figuriamoci a voi che l'avete vissuta da protagonisti. Qui un'altra immagine che fa vedere i remi, una sorta di simbolo del rafting con
con le varie nazionali che hanno partecipato al campionato del mondo. Riconosciamo l'Italia, ma poi anche la Macedonia, la Colombia, il Brasile, il Camerun, eccetera, eccetera. Qui, ecco, significativo, ecco, questa foto, vediamo se riesco ad ingrandirla, ecco, c'è tutta la forza di un successo qui, il gioco di squadra. Quanto è importante lavorare di squadra su quel gommone? Tantissimo, anzi, la squadra nel gommone fa tutto, perché più si paga insieme, più si lavora insieme, più il gommone va veloce e quindi più si ottiene il risultato. Quindi l'importanza del gruppo è fondamentale, siamo molto molto uniti come squadra. Sì, la chiave del successo è sicuramente la sinergia che si crea tra i membri dell'equipaggio. C'è qualcuno che detta, che fa un po' da metronomo all'interno dell'equipaggio, cioè che detta un po' il tempo, il ritmo? Allora, diciamo che il concetto di metronomo è più legato forse alla canoa. E noi magari i primi allenamenti, proprio quando abbiamo iniziato, all'inizio si aiutava chiamando un po' la pagaiata, quindi uno, due, oppure op, op, per trovare insomma il ritmo, per trovare il tempo tutti insieme. Poi però chiaramente quando inizia ad intensificare i lavori, la pagaiata inizia a venire da sola, ci si guarda solo con la coda dell'occhio e si cerca di pagaiare tutti insieme, ma nessuno chiamerà il tempo, a meno che non si tratti di una condizione un po' particolare in cui per una serie di manovre lo si è perso e lo si recupera tutti insieme, ma diciamo che non è una cosa che usiamo fare. Anche per questo, insomma, è ancora più importante il concetto di squadra, perché bisogna capirsi al volo senza tante indicazioni. Qui vediamo altre immagini, il campo gara, quindi qui siamo in Provenza, appunto, vedete, come diceva Pietro, giustamente un flusso d'acqua, un torrente con dei palini che sono calati dall'alto in verticale, qui lo vediamo meglio. Insomma, qui è la partenza sostanzialmente, ragazzi. Era la partenza dell'RX, dove ci sono appunto i due gommoni che partono da due lati diversi del fiume. Chi ha fatto, si fa prima una gara di qualifica, che è la sprint, quindi si percorre il tratto del campo slalom che vediamo tutto inquadrato in questa foto. Chi lo percorre nel miglior tempo possibile può scegliere da che lato partire, e quindi scegliere tra virgolette il lato che secondo lui è il lato più veloce per la partenza quando si parte appaiati. Queste qui erano la fase dei, mi pare, i sedicesimi. Dove insomma noi li abbiamo saltati proprio a piedi pari, perché con il nostro tempo di qualifica, che tra l'altro è stato il migliore, abbiamo saltato direttamente quella fase e siamo entrati agli ottavi, che si sono svolti la sera in notturna. E qui vediamo una foto stupenda, voi due assieme a Fabio e a Zeno Martini, appunto campioni del mondo, insomma una foto stupenda con tre medaglie d'oro al collo e un sorriso genuino, spontaneo, e con un disegno particolare, giusto? Perché è stato fatto da una mamma? Esatto. Sì, dalla mia. dalla tua mamma, ma prima, dopo la vittoria chiaramente, campione del mondo, per forza. E dopo la vittoria, la notte mentre tornavamo a casa. Sarebbe stato profetico farlo prima la mamma di Lorenzo è molto emotiva, è molto premurosa e si è preso veramente a cuore questo, ma come anche insomma tutti gli altri nostri genitori, questo evento, e quindi ci ha festeggiati al rientro attaccando questo cartellone disegnato da lei sulla macchina e allora poi abbiamo fatto questa foto, insomma, così era felice di avere una foto insieme a noi e il suo cartellone. E qui siete insieme ai titolari di Adige Rafting, che sostanzialmente è il luogo, immaginiamo, dove a Verona vi allenate, corretto? Sì, siamo con Davide e Angela, che sono un po' i nostri genitori del rafting, diciamo. E Davide è il proprietario di Adige Rafting, che è questa compagnia che opera appunto nel turismo fluviale a Verona, e è grazie a loro se la nostra abbiamo fondato, insomma, grazie a loro la nostra società sportiva Rafting Team Verona, e è grazie a loro se possiamo insomma allenarci e utilizzare la loro sede. Ci vengono prestati i gommoni, ci viene prestato il materiale, i trasporti, ci aiutano con fare i recuperi, perché chiaramente noi tranne quando facciamo gli allenamenti di slalom, facciamo allenamenti di lunga, quindi scendiamo il fiume e qualcuno deve venire a recuperarci giù. Quindi loro sono sempre a disposizione, pronti a venire a prenderci con i furgoni. Ecco. Vediamo qualche immagine, allora, girata con il telefono in verticale, ma dovrebbe vedersi. Prima la vediamo, poi magari commentiamo questa fase.
Questa, ragazzi, non è la gara l'ultima, giusto? Quella che vi ha consacrato campioni del mondo, è quella precedente? Sì, questa è l'ultima, è l'RX. È l'RX. Sì, esatto. È la finale dell'RX che, appunto, dicevo prima, è stata fatta in notturna con questi spettacoli pirotecnici che non ci aspettavamo e non avevamo mai visto. E quindi scendendo il fiume, quando partiva il via, facevano partire delle cascate dal ponte dietro, cascate di scintille. E durante la discesa sentivamo questi botti, noi eravamo molto concentrati, quindi chiaramente non ce ne rendevamo neanche tanto conto. Però partivano questi botti con questi fuochi d'artificio meravigliosi, e lì chiaramente era il momento in cui ci siamo messi davanti al Cile nell'ultima risalita e abbiamo festeggiato esultando solo per qualche secondo, perché eravamo completamente senza fiato, quindi poi ci siamo un po' riseduti subito sul gommone. Ne abbiamo un altro di video, altri 10 secondi, guardiamo. Oh. No, forse questa è quella di prima. Questo è lo stesso. È lo stesso di prima. Dovremmo avere un altro. Vado a recuperarlo. Vediamo se riesco ad aprirlo. Probabilmente ho sbagliato io a scegliere il video. Vediamo se riesco ad aprirlo. Altrimenti. Okay, il video questo... è quello della semifinale contro. Esatto, questo qui. Adesso che facciamo vedere. Ma insomma, arrivare anche con questo scoppio di fuochi d'artificio è suggestivo, oltre che adrenalinico, no? Sì, è molto bello, e per assurdo durante la gara non ne sentiamo neanche uno, cioè proprio io mentre scendevo nella gara non sentivo niente, sentivo semplicemente le nostre voci che continuavamo a dire quello che dovevamo fare, e i fuochi d'artificio proprio soltanto quando passavi il traguardo li sentivi. Sentite, ragazzi. Prego Lorenzo. Prego. Che quel video lì era semifinale, abbiamo visto perché a punti matematicamente avevamo vinto il mondiale, quindi eravamo contenti. Esatto, anche se non avessimo conquistato la prima posizione nell'RX, sommando gli altri punti e visto la situazione delle altre squadre, comunque nemmeno le briciole avete lasciato ai vostri avversari. Nemmeno le briciole, soprattutto alle squadre francesi che insomma... non hanno preso troppe medaglie. Poi giocando in casa, giustamente, avevano ben altre aspettative. In conclusione, esatto. Come vi siete un po' affacciati a questo sport che dicevamo all'inizio è un po' di nicchia? Come avete trovato anche l'amalgama, la squadra tra di voi? Perché non è facile mettere insieme quattro persone che lavorano all'unisono e cercano di raggiungere degli obiettivi comuni. Allora, io e Zeno veniamo dal mondo della canoa slalom, ci alleniamo qua a Verona al Canoa Club, e appunto conoscevamo già l'ambiente del fiume grazie appunto a questo sport. Fabio si è aggiunto quando è nata la squadra di rafting, quindi nel 2017, e Lorenzo è arrivato a settembre del 2017 e conosceva già, giusto Lorenzo? Sì, conoscevo Zeno da una vita. Facevamo delle elementari insieme, io sapevo che faceva sempre canoa, gommone, e un'estate mi ha chiesto di provare a venire a provare questo bellissimo sport e me ne sono innamorato e ho continuato ad allenarmi e a gareggiare con i miei compagni. Chiudiamo, ragazzi, questa bellissima chiacchierata. Adesso ovviamente le aspettative su di voi sono altissime, avete vinto un po', diciamo così, da outsider il campionato del mondo, adesso si comincia a fare sul serio perché avete fatto l'Amplane, quindi vincendo le tre gare, campioni mondiali con il titolo in saccoccia. Ora quali sono i prossimi appuntamenti, i prossimi obiettivi, e pensate che cambieranno ovviamente anche non solo le aspettative ma anche le attenzioni su di voi? Ecco, questo è un po' il lato negativo della vittoria, diciamo che adesso siamo diventati la squadra da battere e quindi dobbiamo stare molto attenti, se prima ce ne avevamo 10 adesso dobbiamo allenarci 100 e se vogliamo mantenere la nostra posizione, il nostro titolo. I prossimi appuntamenti: abbiamo in Italia un campionato italiano di discesa classica a fine mese sulla Dora Baltea in Valle d'Aosta, e a ottobre dovrebbe esserci il campionato panamericano che dovrebbe svolgersi in Brasile, Covid permettendo, magari una scappatina non sarebbe male.
soprattutto visto che le nazioni chiaramente del Sud America e del Centro America hanno una cultura molto forte per questo sport, e quindi chiaramente insomma vada come deve andare, ma se noi alla fine ci muoviamo sempre per fare esperienza e per fare tesoro di ogni nostro viaggio e ogni nostra discesa in fiume. Ragazzi, è stato un piacere davvero passare del tempo con voi. Rifacciamo vedere di nuovo la foto che vi consacra campioni del mondo di rafting 2021. Insomma, un risultato straordinario sia per la nostra nazionale ma anche per Verona, che è orgogliosa di celebrare con voi questo successo. Grazie di essere stati con noi oggi su Radio Adige e un grande in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti. Avanti tutta, mi raccomando. Grazie, noi ti ringraziamo tutte le persone che ci seguono, e soprattutto ci tengo anche a ringraziare il nostro allenatore Paolo Benciolini, che dedica veramente anima e corpo in questo progetto che finalmente ha avuto un bellissimo riscontro positivo. Grazie ragazzi, alla prossima! Sì.